perdonerete l'emozione, ma la scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa Assemblea oltre che, come detto, una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi. Un grande paese democratico e liberale in cui nessun obiettivo, nessun traguardo è più precluso.